8 marzo nel segno della scienza al femminile, in occasione della giornata internazionale della donna, infatti l'associazione Sor Optimis Club di Arezzo ha deciso di organizzare un convegno dedicato alla cultura scientifica, invitando due scienziate italiane note a livello internazionale. Si tratta di Monica Branchesi, ricercatrice del Gran Sasso Science Institute, e Elena Cuoco, che ha lavorato con il progetto Virgo allo studio sulle onde gravitazionali, che ha vinto il premio Nobel per la fisica 2017. L'astrofisica Monica Branchesi inoltre è stata inserita tra le 100 persone più influenti dell'anno secondo la rivista americana Time. È stato veramente un riconoscimento non a me, ma penso a tutta una categoria di scienziate che lavorano nel mondo, e io ho rappresentato tanti scienziati che hanno portato a queste scoperte meravigliose, perché le scoperte delle onde gravitazionali, la scoperta anche delle onde gravitazionali insieme alla luce, sono scoperte che parlano di migliaia di scienziati che insieme hanno messo insieme le loro menti. Presente anche lo scienziato aretino Michele Punturo, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale della Ricerca Nucleare e membro dell'esperimento Virgo, che ha portato a termine il primo rilevamento sulle onde gravitazionali, la cui esistenza fu teorizzata da Albert Einstein come risultato della teoria della relatività generale. È un esperimento di onde gravitazionali che è uno dei due esperimenti al mondo che ha aperto questa nuova finestra nell'universo. È un esperimento che mette in pratica la previsione di Einstein della teoria della relatività generale, cioè l'esistenza delle onde gravitazionali. Noi italiani siamo co-leader in questo settore, insieme agli americani, e vogliamo diventare leader. Infatti abbiamo in mente un nuovo progetto che si chiama Einstein Telescope, in onore ovviamente del grandissimo scienziato, che ci permetterà di osservare tutto l'universo tramite le onde gravitazionali. In questo momento riusciamo a osservarne solamente una piccola fetta.